Danni e disagi per il maltempo sul nostro territorio. Provinciale chiusa a Valbondione, il serio esonda a Villadogna, frana sulla provinciale a Vilminore. La situazione migliora nel pomeriggio, anche se non dappertutto. Resi noti i risultati della campagna estiva di test sierologici in media e bassa valseriana. Hanno aderito oltre 22.000 persone, il 42,3% risultato positivo. Anche il Comune di Onore nella rete delle città identitarie per valorizzare le tradizioni locali è il primo ad aderire in Lombardia. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Apriamo questa edizione con la cronaca. Due incidenti oggi sulle strade della Valseriana. Il primo è accaduto a Clusone questa mattina, poco dopo le 5.30. Un'auto è uscita di strada alle Fiorine, nella zona di Via Sales. Alla guida un 28enne che sembra aver fatto tutto da solo. È stato trasportato in codice verde all'ospedale di Piario da un'ambulanza del Corpo Volontari Presolana. Il secondo incidente si è verificato nella tarda mattinata lungo la superstrada della Valseriana. È successo poco prima delle 13 in territorio di Nembro. Due auto, una Citroën e una Panda, si sono scontrate per cause imprecisate. Ferita una donna di 27 anni, trasportata in ospedale con codice verde. Sul posto, per i rilievi e per la gestione del traffico, la polizia stradale. E lungo la superstrada si sono formate code. Proseguiamo. Con il telegiornale, il maltempo ha creato grossi problemi oggi sul nostro territorio, soprattutto in mattinata. La tregua concessa dalla pioggia a partire dal primo pomeriggio ha permesso un graduale ritorno alla normalità, anche se non dappertutto. La situazione più critica si registra a Valbondione, dove in località Dossi la strada provinciale è chiusa. A creare problemi è la Valle della Foga, da dove l'acqua è fuoriuscita fino ad arrivare sulla provinciale, trasformata in una sorta di fiume. Il flusso non si è ancora interrotto e non è stato possibile riaprire la strada, nonostante l'intervento di uomini e mezzi della Protezione Civile della provincia di Bergamo. Si sta cercando di fermare la fuoriuscita d'acqua per poi poter intervenire a liberare la strada dai detriti. Nel frattempo il collegamento con Bondione e Lizzola è assicurato solo per casi particolari attraverso la pista ciclabile grazie al fuoristrada della Croce Blu di Cromo. Chi deve far ritorno a casa in paese deve lasciare l'auto alla centrale dei Dossi e farsi trasportare, così come chi è rimasto bloccato a Bondione deve lasciare l'auto e farsi venire a prendere ai Dossi. Nel caso di urgenze dal punto di vista sanitario, l'invito è a chiamare il 112. È invece decisamente migliorata la situazione a Villadogna, dove questa mattina il serio ha destato non poca preoccupazione. Il fiume è esondato e anche in questo caso l'acqua è arrivata fin sulla provinciale. Ha vissuto una situazione difficile questa mattina il comune di Villadogna. Ecco, spieghiamo un po' che cosa è successo, i diversi fronti che si sono aperti e che avete dovuto seguire. Ma infatti, così in maniera abbastanza improvvisa, anche se le allerte erano state ben comunicate, i nostri punti sensibili hanno dimostrato purtroppo la fragilità. Il fiume Serio si è ingrossato in maniera molto importante già dalle 7:30 del mattino, dava segni già comunque di impetuosità parecchio. Immediatamente è stata chiusa la parte del tratto della pista ciclopedonale, perché la parte bassa, diciamo, sotto olio della pista ciclabile è un punto con frequenti appunti allagamenti in quel punto, quindi la pista ciclabile è stata chiusa. Tutta la parte invece che riguarda l'alveo del fiume giù verso alla Festi Rasini, verso il campo sportivo, si è proprio ingrossato e di conseguenza si è alzato in maniera impetuosa. E abbiamo dovuto, così in via precauzionale, chiedere alle persone che abitano
in queste villette che si affacciano sul fiume, di lasciare le abitazioni. Fortunatamente in pomeriggio sono cessate le piogge e di conseguenza abbiamo potuto permettere a queste 3 persone di rientrare. Siamo sempre vigili a monitorare tutto grazie alla Protezione Civile. Un altro punto è stato anche il Ponte Balderino che abbiamo chiuso, io ho fatto un'ordinanza appunto di chiusura perché era impossibile transitarlo. Purtroppo un'azienda che è prospiciente lì sul fiume è stata allagata. È rientrato tutto, però quello che ha lasciato sul terreno sicuramente ha sconvolto un po' tutta la situazione. Adesso c'è ancora il fiume che fa paura, però fortunatamente questi spiragli di sole ci danno un po' di aria, un po' di agio, diciamo, per respirare, perché effettivamente si è proprio abbassato molto. Ci sono stati problemi anche alla strada provinciale. Infatti l'allagamento che ha comportato questa azienda si è alzato talmente tanto che ha attraversato proprio il facciale dell'azienda e è arrivato fin sulla strada provinciale. È vero, non era una cosa pericolosa, però in via precauzionale abbiamo contattato provincia, i vigili del fuoco sono intervenuti già a buon'ora, la Protezione Civile di Clusone e niente, si è deciso di deviare per qualche ora tutto il traffico, diciamo, della Val Seriana, dell'Alta Val Seriana, eliminando il nostro tratto in questa località Sant'Alberto, che è proprio lì a confine tra Villa d'Ogno e Piario. Ha creato sicuramente disagio, però il maltempo ci ha obbligato comunque a fare questa scelta. Non ricordo esattamente d'aver visto arrivare il fiume fino lì, fino alla sulla strada provinciale, però questa volta è successo. Serio, oltre il livello di guardia anche a Pontenossa, dove in mattinata il sindaco Stefano Mazzoleni ha chiuso il Ponte De Angeli che dalla provinciale conduce alla zona industriale del paese. Il fiume è arrivato vicino al piano stradale e come potete vedere dalle immagini, in tarda mattinata faceva davvero impressione anche perché l'acqua trascinava con sé anche dei tronchi. Fortunatamente nel pomeriggio la situazione è migliorata e intorno alle 16 il ponte è stato riaperto. Il sindaco Stefano Mazzoleni ringrazia la polizia locale, la protezione civile guidata da Stefano Zambelli, sempre presenti in quest'anno difficile, ha detto appunto il sindaco. E anche in Val di Scalve la situazione è stata difficile, soprattutto in mattinata. A Vilminore una frana è caduta sulla strada che collega la frazione Sant'Andrea con il capoluogo. Vediamo. Dalla piazza di Vilminore abbiamo in collegamento il presidente della comunità montana di Scalve e sindaco di Vilminore, Pietro Orru. Ecco, com'è la situazione maltempo in Val di Scalve? Fortunatamente in questo momento ha diminuito l'intensità della pioggia e quindi ci stanno cercando di mettere delle toppe a quelli che sono stati i danni che si sono verificati tra la mattina presto e appunto il mezzogiorno. Ci sono stati diversi smottamenti, in particolar modo tra Vilminore e Schilpario. Questa mattina alle 6 c'è stata una piccola frana che ha interessato la strada provinciale 61, all'incirca in corrispondenza di dove era franata già non più tardi dell'ottobre 2018, e qualche pianta caduta qua e là, sempre sul territorio di Vilminore. Mentre nel comune di Schilpario diversi piccoli rigagnoli appartenenti a quello che è il reticolo idrico minore sono straripati e sono andati quindi a rovesciarsi sulle strade pubbliche piuttosto che purtroppo in una situazione all'interno di un'abitazione. Avete preso dei provvedimenti come sindaci, ad esempio la chiusura di strade? Allora, per quanto riguarda la strada provinciale 61, d'accordo con l'amministrazione provinciale, si è provveduto subito ad emettere un'ordinanza di chiusura in attesa che il tempo migliori e che permetta quindi la pulizia, di ciò che si è riversato sulla strada, appunto. Mentre per quanto riguarda gli altri piccoli smottamenti, con l'aiuto della Protezione Civile Val di Scalve e della Protezione Civile Colere, si sta intervenendo per mettere in sicurezza quello che è appunto successo un momento fa.
E anche in Val di Scalve la situazione è migliorata nel pomeriggio, tanto che è stato possibile riaprire la provinciale 61. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al maltempo e adesso un'altra notizia. I carabinieri della compagnia di Clusone hanno effettuato controlli sulle strade contro l'abuso delle sostanze alcoliche, 3 in tutto le patenti ritirate. A Casnigo, nella notte tra giovedì e ieri, i carabinieri della stazione di Gandino hanno fermato una donna di 38 anni, multata per mancato uso delle cinture di sicurezza e trovata con tasso alcolemico sopra il limite consentito. Alla donna è stata ritirata la patente. Tasso alcolemico sopra il limite e patente ritirata anche per un giovane di 22 anni. A Castro invece i militari del radiomobile della compagnia di Clusone hanno fermato un 35enne trovato positivo all'alcol test. La patente è stata ritirata. Nella totalità sono stati decurtati 30 punti sulle patenti dei controllati. Le auto non sono state sequestrate. I carabinieri fanno sapere che con l'irrigidirsi delle temperature i controlli proseguiranno in modo ancora più stringente. Cambiamo argomento, l'ATS di Bergamo ha reso noti ieri i risultati della campagna di test sierologici portata avanti quest'estate in media e bassa Valle Seriana. Positivo il 42,3%. Sono stati resi noti i risultati dei test sierologici effettuati in estate in media e bassa Valle Seriana. Ecco, che cosa ci dicono gli esiti in termini numerici? Allora, gli esiti ci danno una partecipazione complessiva della popolazione nel nostro ambito del 26,2% della popolazione, pari a 21.467 persone. Poi il dato andrebbe un pochino riletto, ma questo è un po' il dato complessivo. Il 42,3% dei soggetti è risultato positivo al test sierologico, di conseguenza è stato processato il tampone. Il tampone ha evidenziato un basso tasso di positività e la maggior parte dei positivi erano cittadini con età superiore ai 45 anni e in prevalenza donne. Ecco, ricordiamo che questi dati si riferiscono alla campagna che è stata condotta con la collaborazione dell'ambito dei comuni, con ATS, ASST e Regione. Ci sono state però poi anche altre occasioni sul territorio per test sierologici e tamponi. Sì, in quel mese il dato complessivo dei tamponi si è avvicinato di molto alle 30.000 unità, quindi quasi 9.000 unità in più di tamponi effettuati sul territorio, sempre dell'ambito della media della bassa Val Seriana. Quindi per quel momento storico un numero veramente elevato e un lavoro molto grosso fatto sulla popolazione della nostra valle. Ricordiamo che l'operazione è stata messa in campo grazie alla collaborazione di Regione Lombardia, dell'ATS, delle 3 ASST del nostro territorio, che sono le 3 aziende ospedaliere provinciali, del grande lavoro dell'ambito dei 18 comuni e la messa a disposizione anche a livello personale dei sindaci del nostro territorio con i volontari comunali che hanno permesso questa bella sinergia e la costruzione di questa rete importante per un'indagine così preziosa per il nostro territorio. Ricordiamo comunque in questo periodo, passata l'estate, si è tentato un pochino tutti di essere un pochino più liberi nel movimento e nell'agire. Ricordiamo che col subentro delle temperature un pochino più basse è importante ricordarsi di portare la mascherina, di lavare spesso le mani e di utilizzare gel sanificanti. So che questa cosa che dico magari è un po' scontata, trita, ritrita, ma veramente è importante per la salvaguardia della nostra salute e soprattutto per la salute dei nostri congiunti. Noi gente che lavora, che è molto impegnata, esce, incontra parecchia gente, nel rientrare in casa, incontrare magari i genitori o i nonni, è importante che faccia queste operazioni normali e minime e cerchiamo di attenzionare, di non essere scontati sull'evitare del lavarsi le mani o dell'indossare una semplice mascherina, che aiuta veramente tanto a prevenire questo maledetto contagio.
E a fronte di 18.860 tamponi eseguiti, sono 393 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia. Il rapporto è pari al 2%, ieri era all'1,5%. I nuovi positivi in provincia di Bergamo sono 25, 33 in provincia di Brescia. Aumentano di 3 i ricoverati in terapia intensiva, diminuiscono di 9 quelli non in terapia intensiva. Il report della regione registra anche un alto numero di guariti, quasi 405 decessi. Cambiamo argomento, anche il Comune di Onore nella rete delle città identitarie per valorizzare le tradizioni locali. Andrea Filisetti ne ha parlato con il sindaco Michele Schiavi. Per la valorizzazione della cultura locale il Comune di Onore ha avviato un percorso particolare. Sì, il Comune di Onore è il primo comune di tutta la Lombardia, insieme ad altre 15 città, tra cui anche grandi città come Grosseto, La Spezia, Frosinone, ma anche altri comuni, piccoli comuni come Sutri e Civitanova, in tutta Italia abbiamo deciso di dar vita sabato 3 ottobre alla rete delle città identitarie. È una rete che è stata lanciata dal mensile Cultura e Identità, fondato dall'attore Edoardo Silo Slabini e che vede tra i suoi promotori anche Vittorio Sgarbi, Marcello Veneziani, Giampaolo Rossi e tantissimi altri interpreti intellettuali italiani. Qual è l'obiettivo di questa rete? Quello di valorizzare le mille, così spesso si dice, culture locali e tradizioni locali presenti nei piccoli comuni italiani, valorizzando ciò che di buono, la nostra storia, ciò che di locale noi abbiamo, mettendolo però in rete con quelle che sono tutte le altre tradizioni, trovando anche dei punti in comune e una sorta di condivisione con tutta Italia. Oggi è un primo passo, quello di oggi, entriamo in questa importante rete. L'obiettivo è quello poi di declinare anche con eventi, manifestazioni, iniziative sul territorio e già nei prossimi mesi avremo qualche novità perché stiamo lavorando proprio a delle iniziative anche sul nostro territorio comunale oltre che in tutta la Lombardia per portare veramente e per far diventare Onore un centro culturale di tutto il nostro territorio. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti, l'investimento nella cultura per l'amministrazione è sempre stato molto importante e siamo contenti di questo primo passo. Già nella giornata di venerdì 2 ottobre sul mensile nazionale Cultura e Identità è stata dedicata un'intera pagina proprio alla storia e alla cultura locale del Comune di Onore. Ci sono nuove regole per esercitare l'attività di manutentore del verde a Clusone. L'azienda bergamasca Formazione organizza un corso ad hoc. Le iscrizioni scadono tra pochi giorni. La sede di Clusone dell'azienda bergamasca Formazione organizza un corso per diventare manutentore del verde. Da dove viene l'esigenza di questo corso? L'esigenza nasce dalle aziende che operano nel settore della manutenzione del verde che a partire dal 22 febbraio di quest'anno hanno l'obbligo di legge di avere all'interno del proprio organico un operatore con una qualifica, un'abilitazione professionale in manutentore del verde. ABF tra le sue 7 sedi a Clusone e San Giovanni Bianco con il corso di operatore agricolo è stata quindi una conseguenza naturale decidere di svolgere a Clusone questo corso. A chi è rivolto? Il corso è rivolto a tutti quegli imprenditori, quei titolari di aziende che operano nel settore delle aree verdi e o a quelle persone che decidono di intraprendere questo tipo di attività ma non hanno un titolo di studio in ambito agricolo. Come si svolgerà il corso? Il corso, della durata di 180 ore, si suddividerà in una parte teorica di 116 ore e una parte pratica di 64 ore. La parte teorica verrà erogata per quasi la metà delle ore tramite FAD, ovvero formazione a distanza, questo per venire incontro alle esigenze dei corsisti, dei partecipanti, che spesso sono già lavoratori e quindi hanno espresso questa necessità, questo piacere di avere delle lezioni appunto svolte e da poter seguire da casa. Mentre le ore pratiche saranno 8 giornate da 8 ore l'una in cui i corsisti metteranno proprio mano e metteranno in pratica quello che vedranno durante il corso.
Come sappiamo, il mondo agricolo è un mondo molto complesso, quello delle aree verdi non fa eccezione. Verranno infatti trattati una serie numerosa di argomenti che andranno dagli elementi di botanica, di agronomia, di coltivazione, fino a trattare le normative legate all'uso di prodotti fitosanitari, di diserbanti, ma anche di gestione degli scarti, fino ad arrivare a quella che è una sorta di architettura del paesaggio, quindi la strutturazione di come allestire aiuole, parchi e giardini. Insomma, un programma molto complesso e articolato che la nostra azienda, che ricordo è accreditata dalla Regione Lombardia per fare questi corsi, andrà a erogare. Quando parte il corso e fino a quando è possibile iscriversi? Il corso partirà martedì 6 ottobre, le iscrizioni saranno aperte fino al giorno prima, fino al 5 ottobre, rimangono pochi posti, quindi per chi fosse interessato si affretti. Abbiamo detto che Clusone è anche sede del corso per operatore agricolo. Come sta procedendo? Sta procedendo molto bene. Il corso ormai è un corso radicato sul territorio. Siamo presenti da 7 anni a Clusone. Abbiamo un numero costante di iscritti. Abbiamo numerose collaborazioni con tantissime aziende, dall'alta Val di Scalve fino alla bassa Val Seriana, quindi siamo molto contenti. Clusone non è però solamente operatore agricolo, infatti oltre ai storici corsi di pasticceria, di cucina e di sala bar, da quest'anno è partito il corso di operatore grafico, quindi la nostra azienda si dimostra come sempre molto puntuale alle esigenze del territorio, ma soprattutto alle esigenze dei nostri ragazzi e con uno sguardo verso il loro futuro. Ed era l'ultimo servizio, adesso i programmi su Antenna 2, questa sera sul canale 88, alle 20.10 il rotocalco, alle 20.30 Blu Sport, alle 21.45 Mane Nobiscum, alle 22.10 Salus TV, alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.15 Pianeta Salute, alle 23.35 Eccellenze in Sanità, alle 23.50 più Salute News, a 12.10 Musa TV. E infine l'almanacco, domani è domenica 4 ottobre, il sole sorge alle 7.18 e tramonta alle 18.59, la luna è in fase calante, sorge alle 20.18 e tramonta alle 10.43 di lunedì. La chiesa ricorda San Francesco d'Assisi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi ricordo, dopo il TG, le previsioni del tempo a cura di Matteo Lacavalla. Buona serata e buona domenica.